Festa, gioia e tanta ottima musica nella bellissima chiesa madre nel centro di Sapri, dove gli allievi e anche gli insegnanti di violino Rosanna Giudice, flauto Emilia Marino e pianoforte Alessandra Maresca dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri si sono esibiti davanti a una platea festante che ha applaudito l'orchestra Arcobaleno diretta dal maestro Claudio Mautone. Presenti il sindaco della città della Spigolatrice, il dottor Angelo Gentile, il parroco della chiesa dell'Immacolata, don Nicola Romano, e la dirigente dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, la professoressa Maria Teresa Tancredi. Bene, questa sera nella splendida chiesa madre della cittadina di Sapri, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri della sezione indirizzo musicale hanno voluto rendere un omaggio a quelle che sono le feste che di qui a poco trascorreremo e un augurio sincero di Santo Natale. Le note della nostra orchestra hanno voluto riproporre dei brani che hanno per tema quello della natalità. Sono stati splendidamente condotti dal maestro Mautone e dagli altri docenti assegnati alle sezioni di violino, flauto e pianoforte. Siamo davvero soddisfatti perché l'orchestra di anno in anno migliora, denota delle competenze che possono essere assimilate a competenze professionali, stupisce la giovane età dei componenti dell'orchestra e questo è segno tangibile di un impegno professionale dedicato alla didattica della tecnica degli strumenti che veramente ci sorprende di anno in anno ed è un punto di vanto dell'offerta formativa dell'Istituto Dante Alighieri. A proposito dell'offerta formativa, preside, questa scuola che forma questi ragazzi così bravi, ecco, diciamo c'è anche una scuola elementare che insomma dà soddisfazione. L'istituto è un istituto comprensivo e quindi ha nella sua organizzazione le sezioni di scuola di infanzia che accolgono i bambini da 3 e 6 anni, le classi della scuola primaria per la fascia d'età dai 6 a 9 anni e si completa con l'indirizzo di studio della secondaria di primo grado, quindi parliamo dei ragazzi da 10 ai 14 anni. Nell'offerta formativa cerchiamo di soddisfare quelle che sono le esigenze di crescita specifiche per ogni segmento dell'istituto, un'attenzione particolare ai più piccoli che devono essere accolti in un ambiente sereno e accogliente, quale può essere la scuola d'infanzia, e una prima scolarizzazione di base per quanto riguarda gli apprendimenti significativi della lettoscrittura e delle abilità del calcolo, unitamente allo studio delle discipline diverse che sono quelle strutturate nel percorso della scuola primaria, per continuare poi in un excursus sempre più strutturato degli apprendimenti delle varie discipline nell'indirizzo e nelle classi della scuola secondaria. L'istituto comprensivo in questo modo rende appieno un principio di continuità didattica educativa. Il nostro impegno è quello di assumerci in carico il bambino dalla tenerissima età a 3 anni per portarlo in un percorso di crescita e guidarlo senza soluzione di continuità fino all'ingresso alla scuola superiore. Ed è questa una missione molto molto forte che deve per forza di cose denotarsi in termini di responsabilità, di professionalità e di specifica attenzione alle esigenze di ogni discente. Preside, mentre che lei parla, noi stiamo guardando queste immagini del concerto strepitoso. Io approfitto di questa occasione per augurare a lei, al corpo insegnante, ma anche a quello non insegnante della sua scuola, tanti tanti carissimi auguri di buon Natale e buon anno di pace, amicizie e soprattutto di tanta cultura. Grazie, ricambio affettuosamente gli alunni. Dal punto di vista professionale devo dire che l'istituto deve continuare nel suo impegno. Abbiamo tanti obiettivi da perseguire, uno tra questi molto importante e molto sentito è quello di continuare a mantenere in vita l'autonomia dell'istituto ed è per questo che è importante il coinvolgimento degli enti locali che ci devono sostenere e fare in modo che l'istituto continui nella sua missione formativa sul territorio e vorremmo scongiurare in maniera molto certa e sicura la perdita dell'autonomia dell'istituto.